fatto il cast di Ballando sotto le stelle, quindi, anzi la trasmissione. Ti sei divertita? Peccato poi il televoto da casa, ha Danza del ventre. Però, pensate e poi Alessandra, che noi balla, non dobbiamo dire una ragazzo. Volta devi venire in studio a ballare, sì, la danza del ventre, vero Michele? Come la danza del ventre, ragazzi, che purtroppo la diretta è quello che è, tutte le abbiamo fatte, le gaffe. Che purtroppo la diretta è quello che è, tutte le abbiamo fatte, le abbiamo fatte. Ma la cosa che ricordo è stato un annuncio prima del... Quindi quando uno è bravo poi se la cava sempre, no? Ecco, tu che hai fatto tanti anni di televisione, hai iniziato da ragazzina, diciottenne, in tutti questi anni, secondo te, com'è cambiata la televisione? Allora, è cambiata perché è diventata molto più veloce. Cioè, prima era molto più... colloquiale, più ragionata. Qui per esempio noi dobbiamo correre, più soft, sì, più soft. Vabbè, però evidentemente poi il pubblico vuole questo, no? Ah sì, sì. Posso far vedere il tuo sandalo sexissimo? Sì. Guarda, questo è un sandalo molto sobrio, anche questo. Ecco. Molto sobrio. Sandalo molto sobrio, anche questo. Ecco. Molto sobrio, come vedete. Mi dicevi che tu hai la passione per le scarpe. Infatti Raffaella, ti voglio invitare al prossimo collegamento a casa mia. Sì. E ti faccio vedere tutta la mia collezione. Ti ha detto Michele che fai a gara con Marina Ripa di Meana. Oddio. Questa è una promessa, verrò a vedere la tua mega scarpiera. Ora ci prepariamo, a proposito di correre, a giocare a Ghost Quiz. Brava. Io non posso, poi tu, va bene? Bene. Ciao, ciao Raffaella, ciao Alessandra, grazie, complimenti, ciao, per quel bel rosa. Ciao.